infermieristicamente con l'onorevole Federico Gelli. Onorevole, come e in che misura ritiene che le nuove norme sulla responsabilità professionale possano agevolare la risoluzione dei problemi profondi del sistema sanitario nazionale? Penso ad esempio alla ridefinizione delle competenze alla medicina difensiva. Beh, è un pezzo importante nel nostro ordinamento. Noi eravamo in questo paese in totale assenza di una legge quadro che andasse a disciplinare la responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, che ha generato nel nostro paese un enorme contenzioso e soprattutto ha prodotto quello che viene definita come medicina difensiva. Con questa legge quadro che è stata recentemente approvata, noi andiamo a disciplinare meglio questa materia e interveniamo anche sull'attribuzione delle competenze dei singoli professionisti e il ruolo importante che le varie figure presenti all'interno della legge, che vengono definite con un termine generico esercenti la professione sanitaria, possono esprimere per compiere al meglio il proprio lavoro e la propria attività professionale. Quale ritiene dovrebbe essere ora il prossimo passo per portare ancora di più il sistema sanitario verso un modello moderno e capace di rispondere ai nuovi bisogni di salute dal punto di vista dell'esercizio sereno delle professioni sanitarie? Sicuramente c'è ancora molta strada da fare. La legge permetterà agli operatori della sanità di poter svolgere il loro mestiere, il loro lavoro complesso e difficile con maggiore serenità e tranquillità, però non è sufficiente. Occorre trovare più risorse per il sistema sanitario, occorre rinnovare i contratti pubblici perché è un passaggio importante. Non possiamo considerare ancora per molto tempo che i medici e gli infermieri dell'Italia sono quelli meno pagati di tutto il sistema dell'Unione Europea e non è accettabile. Se nel nostro sistema sanitario, che è considerato uno tra i migliori sistemi sanitari d'Europa, riusciamo a mantenere un costo così basso, perché questo costo viene contenuto dalle retribuzioni degli infermieri e dei medici, e questo non va bene. Dall'altra parte forse c'è bisogno di fare anche un tagliando al sistema sanitario nella sua interezza attraverso una nuova riforma, una stagione di riforme. L'ultima riforma del sistema sanitario risale al 1999, forse dobbiamo farci carico del fatto che ci sono 11 milioni di cittadini che non hanno o non possono accedere al sistema sanitario e dall'altra parte che abbiamo una compartecipazione della spesa da parte dei cittadini di 34 miliardi di euro che forse vanno inserite all'interno di una programmazione, di una regolamentazione pubblica per favorire ancora di più, ancora meglio, un sistema sanitario universale, equo e solidale. Chiara D'Angelo per Infermieristicamente.